Andiamo a vedere in questa splendida giornata come proseguono i lavori di strutturazione di questa contrada formata da quattro unità abitative. Entriamo nella prima. Cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo facendo? Innanzitutto abbiamo isolato tutte queste pareti per dare maggiore efficienza termica a questa stanza. Infatti abbiamo usato la canna palustre, qua si vede, per creare uno spessore di 10 cm di isolamento e abbiamo isolato tutta questa stanza. Interessante, ad esempio, questa è un pezzo di parete esistente, l'abbiamo lasciata e abbiamo messo il riscaldamento radiante a irraggiamento in modo che con l'energia dei pannelli fotovoltaici che sono posizionati in copertura andiamo a utilizzare l'energia elettrica per produrre calore qui all'interno e scaldare questa stanza che sarà la cucina. Qui abbiamo la centrale termica, qui abbiamo un bel bagno generoso con la scala in pietra, fatta completamente a mano, non si vede, ma fidatevi, c'è. Anche qui bagno con le resistenze elettriche, sono sempre resistenze a infrarosso elettriche. Andiamo sopra, stanza del piano a livello della strada comunale. Questa è un'altra zona giorno. Ecco qua, una stanza con la particolarità di questo armadio che abbiamo recuperato incassato nel muro. Abbiamo recuperato anche questa parete esistente con le assi in legno. Anche qui abbiamo isolato la stanza sempre con 10 cm di canna. Vediamo se riesco a farvela vedere. Qui c'è e qui abbiamo il riscaldamento radiante a parete. Il soffitto è stato sabbiato, abbiamo mantenuto il soffitto esistente e irrigidendolo con una cappa di irrigidimento al di sopra del solaio. Qui abbiamo invece la zona notte. Da notare la calce ancora bagnata e la calce che si sta asciugando. Questo è il colore caratteristico della calce. Qui una prima camera da letto. Il bagno con la doccia, il secondo bagno con la doccia, e qui abbiamo la camera da letto che affaccia direttamente sul bosco. Ecco qui. E qui il proprietario, che era uno scalpellino, ha inciso proprio iniziale nome e cognome sul bancale, che è diventato controbancale dei serramenti. Ecco, adesso completeremo l'intonaco di stabilitura andando a coprire bene e pareggiare l'intonaco che sta asciugando. Successivamente metteremo i serramenti in legno, triplo vetro e isolati. Qui siamo in zona climatica F, perciò una zona climatica molto fredda. Guardate che bel panorama intanto, il colore dell'autunno, bellissimi. Anche qui e questa stanza è appunto isolata e qui sopra abbiamo isolato con la cellulosa, perciò il caldo rimane all'interno dell'involucro che abbiamo creato in modo da non andare a consumare energia e cercando di mantenere il più possibile qui all'interno delle stanze. Ok, vi aggiornerò un prossimo video e intanto vi saluto da questa meraviglia di contrada dove abbiamo cercato di mantenere il più possibile gli aspetti storici e caratteristici. Ciao!